La sicurezza torna protagonista a Pescara con Expo Security e Cyber Security Forum, manifestazione promossa da Confindustria, Chieti Pescara e Comune di Pescara e curata da Fiera e Dintorni. L'appuntamento è per giovedì 14 e venerdì 15 ottobre dalle 9 alle 18.30 al porto turistico Marina di Pescara. Silvia Di Silvio, Fiera e Dintorni. Sì, torna un evento che ha varcato le soglie della sicurezza dalla città di Pescara, sicurezza sia fisica che logica, una sicurezza che è sempre più interconnessa perché le città, così come la città di Pescara, sempre più smart, diventano sempre più sollecitate da attacchi che possono riguardare ovviamente le nuove tecnologie. Quindi questa interconnessione crea ovviamente una piccola lacuna che va colmata con quelli che sono i nuovi concetti e la formazione in ambito cyber security, un nostro fiore all'occhiello con giornate dedicate alla formazione e all'informazione dei principali professionisti che oggi devono fare attenzione e tutelare sia pubblico che privato da quelli che sono gli attacchi esterni. Città sicura, Pescara è una best practice con la messa in atto del nuovo sistema di videosorveglianza che ha creato un perfetto connubio e un'amministrazione vincente, quella di Pescara, è una città da imitare, da ammirare, da emulare. Con l'assessore Adelchi sul pitch in conferenza stampa l'assessore Eugenio Seccia. Il comune ovviamente partecipa a questo evento, è importante il confronto anche con il mondo privato, quelle che sono le innovazioni tecnologiche avvenute nell'universo. Ovviamente il comune di Pescara non si sottrae a questo confronto, essendo noi abbastanza in avanti con l'informatizzazione e con i servizi innovativi rivolti ai cittadini. Ci sarà anche un panel con il mio collega Adelchi sul pizio che parlerà dell'esperienza della videosorveglianza con sicurezza urbana, ma ovviamente si parlerà anche in generale di sicurezza in ambito di tutela dei dati.